ottobre 1986, quarta giornata di campionato. Inter e Roma si affrontano sul terreno dello stadio Meazza. La Roma ha 4 punti, l'Inter ne ha appena 3. Le formazioni: Zenga, Bergomi, Mandorlini, Baresi, Ferri, Passarella, Panna, Pinaccini, Altobelli, Matteoli e Garlini. Subito l'Inter in avanti, Garlini imbeccato da Altobelli, la rovesciata di Garlini ed è gol. Quinto minuto di gioco, gol dell'Inter, 1-0, e la Roma deve immediatamente cominciare la partita in salita. Eriksson schiera Tancredi, Oddi, Gerolin, Boni, Gnela, Baroni, Desideri, Giannini, Pruzzo, Ancelotti e Di Carlo. Ancora la Roma in avanti, abbiamo visto prima un'occasione, questi Ancelotti, il suo sinistro deviato molto bene da Walter Zenga, calcio d'angolo in favore dei giallorossi, nulla da fare per questa conclusione di Ancelotti che poi cerca di rimpostare l'azione. Da Pruzzo, poi Pruzzo da Giannini, la conclusione del numero 10 Ancelotti, sempre molto pericoloso, e non c'è niente da fare per i giallorossi. Si va all'intervallo sul risultato di 1-0 per l'Inter, la Roma nella ripresa subito pericolosa con questa gran botta di Desideri che termina sulla traversa. Zenga si arrabbia con i compagni di reparto, li invita a una maggiore attenzione, ma è subito l'Inter che riparte. Altobelli, attenzione, bello questo gol di Spillo Altobelli che raddoppia, è il 13° minuto della ripresa. Supera Tancredi con un pallonetto e poi controlla la traiettoria del pallone che va a spegnersi in gol. Dunque 2-0 ancora Altobelli, grandissimo mattatore della gara. E attenzione, è proprio su una sua iniziativa che l'arbitro Pieri di Genova concede il calcio di rigore trasformato da Altobelli. Poi la ribattuta di Tancredi e ancora la ribattuta di Altobelli che manda in gol. 67° minuto, 3-0 per l'Inter. La Roma comunque vuole assolutamente accorciare le distanze e ci riesce con questo gol di Roberto Pruzzo 2 minuti dopo il rigore che ha parato Tancredi, che poi trasformato Altobelli sulla ribattuta. Pruzzo segna il gol del 3-1. L'Inter preme ancora sull'acceleratore, Matteoli, Garlini respinge Desideri sulla linea di porta, nulla da fare per l'attaccante inquadrato. La Roma cerca di imbastire un altro attacco, ma è l'Inter che risponde con Altobelli, studia il piazzamento dei compagni, supera un difensore, poi l'altro e poi il gol del 4-1. 77° minuto, Inter 4, Roma 1, e grande festa per Spillo Altobelli, autore di una tripletta contro la formazione giallorossa. Risultato finale dunque, Inter Roma 4-1, la classifica dopo 4 giornate: Juventus 7, Como e Napoli 6, Inter 5, Verona 4 e Milan 3 punti. E mi torna